palcoscenico tantissimi artisti, quindi cavalcheremo la musica, cavalcheremo anche la comicità. Più tardi verrà a trovarci un grande della comicità barese, ve lo anticipo, Nicola Pignataro, che ha preparato delle cose tutte per voi. No, fatelo pure, amici di Torre a Mare, così come avremo straordinari artisti, quasi tutti, sì, quasi tutti pugliesi, anche io in realtà pugliese, non proprio barese, però in qualche maniera ho i miei vissuti baresi a Conversano e via dicendo. Vabbè, insomma, sarà una grande serata, io voglio sentire la vostra energia e vorrei sentirvi tutti. Vi faremo conoscere ancora meglio tutto il palinsesto di Radio Bari, perché lo slogan di Radio Bari è: io me la sento, tu te la senti? Perché io me la sento, tu te la senti? Già va meglio, ci siamo. Allora, io direi subito di cominciare stasera. Come state? Anche lì dietro, in fondo. Siccome mi è arrivata una notizia, già stasera potrebbe guastarsi il tempo a un certo punto, e noi abbiamo già una brutta esperienza. No, è vero che no. Noi purtroppo siamo venuti qui il 18 luglio, abbiamo preparato, abbiamo allestito, voi non c'eravate, lo so, a noi sì, abbiamo preso un sacco d'acqua. C'eravate, lei c'era. Ecco, benissimo. Allora, siccome mi è arrivata da una, poi abbiamo più tardi anche il meteorologo ufficiale per farci confermare o smentire quanto sto dicendo, siccome qualcuno mi ha detto stasera a un certo punto della serata potrebbe anche piovere, noi non ci stiamo e faremo al mio 3 il rito propiziatorio contro la pioggia, contro il maltempo che ci porterà bene per tutto agosto. Al mio 3 l'urlo voglio sentire della piazza, però tutti dobbiamo farlo, tra l'altro porta anche bene ed è scaccia crisi. Me l'ha detto Tremonti, il ministro, e scaccia crisi, porta anche benissimo, ci serve signora, allora serve a tutto e sarà il nostro via alla serata, così presenteremo il nostro primo ospite di questa sera, tra l'altro straordinario, grandissimo. 3, 2, 1, chi deve andare via? Ah, una comunicazione di servizio, ok, mi piace questa. Ci siamo tutti? Propiziatorio contro il maltempo, contro la crisi, contro tutto e per una grande estate. Da questa parte no, vi arriveranno delle cambiali pazzesche, al 16 di agosto dovrete pagare un'IVA pazzesca, incredibile. 3, 2, 1, Torre a Mare! 3, 2, 1, Torre a Mare! Ed è così che cominciamo la seconda tappa del tour di Radio Bari e chiamo sul palco un artista straordinario, barisiliario, per cui lui mettere insieme le sonorità di San Paolo do Brasil con quelle del quartiere San Paolo di Bari, e quindi Bari e il Brasile diventano più vicini grazie a lui. Dario! Qui però, stessa cosa, entusiasmo. Questa sera con noi apre la seconda tappa del Radio Bari Tour, Dario Scapisi! Ciao Dario! Così come il quartiere San Paolo, e non solo quello, buonasera a tutti, e il San Paolo do Brasil diventano veramente più vicini con la tua musica. Dario Sigliano, un applauso a questo conduttore, grande conduttore nazionale, Dava. Grazie, gentili, però questo è moscio, è moscissimo, mi hanno fatto applausi migliori, eh. Questo è veramente loffo, ho capito che gli applausi loff li sapete fare. Se poi ne volete fare uno migliore, non per me ovviamente, per tutta la piazza più tardi, no, conservatelo. Adesso però le chiacchiere, come si dice, stanno a zero, la musica sta a mille. Allora, che cosa partiamo? Con un brano del mio CD Musicanima e in italiano, poi passeremo alla contaminazione barese. Perché lui, Tutto caldo d'Africa. Perché lui è straordinario, riesce a mettere insieme, appunto, come dicevo, il dialetto barese con la musica brasiliana. Un esperimento incredibile, riuscitissimo. Io quando l'ho sentito per la prima volta a Roma mi sono innamorato di lui artisticamente. Ed è per questo che questa sera apre la nostra serata. Con l'applauso della piazza di Torre a Mare, Dario Scapisi! Yeah.
nothing.